poco andrà in onda Nero su Bianco, settimanale di fatti accaduti nelle Marche. Grazie a... Abbiamo attraversato momenti diversi nella nostra vita, fatti di felicità, spensieratezza, a volte di preoccupazione e tristezza. Abbiamo vissuto cambiamenti epocali che hanno modificato le nostre abitudini, delle nostre famiglie e della società. Abbiamo adottato una scala di valori dove la competizione e il profitto occupano un posto importante. Abbiamo affrontato i problemi quotidiani senza quella giusta dose di coscienza civica, alcune volte in preda ad un fatalismo e ad una rassegnazione innaturale. Ora però, all'improvviso, un nemico sconosciuto ha fatto vacillare tutte le nostre certezze e la nostra quotidianità. Con il riavvio del sistema dovremo comprendere inevitabilmente che gli esseri umani hanno bisogno di correre insieme, senza divisioni, senza colori, né egoismi, consapevoli che la vera forza proviene dal rispetto delle regole, dalla conoscenza, dalla solidarietà, dalla cooperazione e dallo stare uniti quando si presentano difficoltà. Noi del CAF Tutela Fiscale, aderendo da sempre e con immenso orgoglio a questi principi, poniamo al primo posto gli interessi, le necessità e, come è scritto nel nostro nome, la tutela di migliaia di sedi sul territorio, di centinaia di dipendenti e collaboratori altamente specializzati e di un immenso numero di soggetti assistiti, lavoratori, pensionati, nuclei familiari e disoccupati. Grazie a tutti voi per aver scelto il CAF Tutela Fiscale e grazie anche agli operatori che lavorano quotidianamente in prima linea. A loro va il plauso più grande. Il nostro più cordiale saluto, cari amici, e bentrovati all'appuntamento della domenica con Nero su Bianco. Vediamo insieme i servizi in scaletta. Partiremo dalla nuova terapia intensiva che è stata inaugurata a Macerata e poi il via libera anche, anche nelle Marche alla terapia del plasma, i test sierologici che molti stanno attuando, ma ci sono delle avvertenze. Ripartono domani le attività commerciali, vedremo come. 15 bandiere blu arrivano nelle Marche per quanto riguarda il comparto del turismo e poi parleremo anche di grandi eventi, in particolare del Macerata Opera Festival. Questi sono i titoli. Allora, iniziamo subito dai servizi. Come detto, si sta tanto parlando in questi giorni del Covid Hospital di Civitanova, non senza polemiche. Intanto però in settimana è partito il nuovo reparto di terapia intensiva all'ospedale di Macerata, un reparto all'avanguardia tecnologica. Ne parliamo con Stefano Brecciaroli in questo servizio dal videogiornale del 14 maggio. Un lento ma deciso ritorno alla normalità nell'attività ospedaliera delle Marche, fino a queste ore tutta impegnata nella lotta al coronavirus. È stato infatti inaugurato all'ospedale di Macerata il nuovo reparto di terapia intensiva che porta a termine un cammino di riqualificazione importantissimo per tutto il territorio. Dopo il progetto La Svolta 3 anni fa, con l'impegno e lo stanziamento giusto per realizzarlo, tanto che dopo solo un anno di lavori, interrotti tra l'altro da un periodo di fermo a causa del Covid, la nuova terapia intensiva è una realtà. Sì, è un importantissimo investimento, perché riavere una sala di rianimazione con le più importanti e le più significative tecnologie di avanguardia è un segno forte. Credo che dia il segno della continuità sul tema degli investimenti dal punto di vista sanitario nella città. Continua a far sì che questa struttura, in attesa del nuovo ospedale di primo livello, continui a saper rispondere alla città. Credo che sia un segno molto importante
straordinario per il tipo di intervento, ma soprattutto ordinario perché la sanità non si ferma indipendentemente dal Covid-19. Un investimento di qualità con un impegno che ammonta complessivamente a più di 2 milioni di euro, che ha previsto l'ampliamento e l'adeguamento normativo dell'intero reparto di rianimazione che lo ospita, con una nota di commozione l'ultimo giorno di lavoro del direttore del dipartimento stesso, Giuseppe Tappatà. Il nuovo reparto è all'avanguardia per qualità di finiture e tecnologie impiantistiche, dove tutte le attrezzature elettromedicali e letti sono di nuova generazione. Si struttura in due parti, una destinata ai servizi, dove sono accolti gli studi medici, la sala riunioni, gli spogliatoi per il personale e i depositi materiali, l'altra predisposta ad accogliere i pazienti. È costituita da un'ampia sala che ospita 7 posti letto con ricambio d'aria ogni 2 ore ed una stanza a pressione negativa predisposta per i pazienti infetti e immunodepressi. Attualmente nel servizio ci sono 18 medici oltre al primario designato, visto che, come dicevamo, il dottor Tappatà si è dimesso. Tutto e tutti al servizio della comunità che fa capo all'ASL maceratese. E molto si è discusso in questi giorni anche della terapia con plasma iperimmune. È arrivato alcuni giorni fa questa sorta di perplessità da parte del comitato etico della nostra regione, e invece poi anche nelle Marche la sperimentazione parte, solo in teoria per il momento, perché si stanno attendendo i macchinari per attuarla. Silvia Barchiesi dal videogiornale del 13 maggio. Dopo il parere favorevole del Comitato Etico, le Marche danno il via alla sperimentazione del plasma iperimmune sui pazienti affetti da coronavirus e lo fanno con un protocollo mutuato dalla Regione Toscana, ma integrato ed ora bollato come inattaccabile. A donare il plasma potranno essere i pazienti guariti tra i 18 e i 60 anni, con un tampone negativo negli ultimi 14 giorni, idonei per quantità di anticorpi sviluppati e senza infezioni in corso. Per i candidati già donatori AVIS il percorso sarà agevolato e accelerato, per quelli non abituali sarà più lungo e prevederà indagini preliminari. Per agevolare il candidato donatore abbiamo previsto anche che si possa recare in uno dei 12 servizi trasfusionali regionali per fare una sorta di pre-arruolamento, in modo che possiamo inviare ai poli di reclutamento quelli che in realtà sono idonei alla donazione. 3 i poli di prelievo, all'ospedale di Torrette, in quello di Pesaro e in quello di Fermo. Un centinaio di pazienti a cui verrà somministrato il plasma nella fase di sperimentazione. Attualmente sono una decina quelli individuati in regione. Allora, innanzitutto devono avere un campione positivo per il coronavirus. Poi deve essere in fase, precoce di infezione, una polmonite comunque non diagnosticata da tanti giorni, massimo 10. Perché? Ormai è riconosciuto che non si dà questo plasma nelle fasi terminali o nelle rianimazioni, si dà nelle fasi precoci. Obiettivo della sperimentazione sarà quello di abbattere il tasso di mortalità, attualmente nelle Marche sceso al 14%. Per questo la Regione è aperta a nuove terapie e sperimentazioni. Che atteggiamento della Regione è sempre stato uno solo: aprirsi a qualunque possibilità, essere disponibile di fronte a qualunque opportunità, per metterla poi a disposizione del nostro sistema sanitario. E l'efficacia del plasma, già testata nelle cure del coronavirus, apre nuove prospettive. La sperimentazione durerà 6 mesi, ma il plasma potrà essere congelato e utilizzato in caso di una nuova ondata dell'epidemia. Tante persone intanto si stanno sottoponendo ai test sierologici, che danno risposte in tempi molto brevi, molto veloci. Ce ne sono tanti in commercio, tanti ne stanno circolando, e quindi dal mondo medico arriva qualche avvertenza. Ancora Silvia Barchiesi dal videogiornale del 10 maggio. Nei laboratori analisi privati è boom di richieste. Anche nelle Marche è scattata la corsa ai test sierologici. Basta infatti un prelievo o una goccia di sangue per sapere se siamo venuti a contatto con il coronavirus e se ne abbiamo sviluppato gli anticorpi. Prima gli IgM, che dopo l'infezione scompaiono nel giro di qualche giorno, e poi gli IgG, che si sviluppano dopo 7-14 giorni. Occhio però, i test sierologici non forniscono una patente di immunità, né sono utili ad identificare le persone contagiose. Sappiamo che le persone che hanno gli anticorpi solo in minima parte potranno avere ancora l'infezione attiva,
E quindi il test non è utile per identificare le persone contagiose sostanzialmente, perché le persone contagiose, più contagiose, sono coloro che hanno appena acquisito l'infezione, quelli che ancora non hanno sviluppato la risposta anticorpale. Noi sappiamo, perché lo vediamo tutti i giorni, che le persone con l'infezione recente hanno migliaia o milioni di volte più virus delle persone con infezione già in via di guarigione, quindi che sono già sieroconvertiti, hanno cioè gli anticorpi. Di questi test ne esistono un'infinità di varietà. Il mercato ormai ne è stato invaso. Due però le principali tipologie: quelli rapidi o qualitativi, per cui è sufficiente una goccia di sangue, e quelli quantitativi, che necessitano invece di un prelievo. Ci sono test con prestazioni migliori e test con prestazioni peggiori. Noi ne abbiamo sperimentati diversi nel nostro laboratorio, non tutti quelli che circolano sul mercato ovviamente. Abbiamo rilevato che sono tutti relativamente adeguati nel rilevare la maggior parte delle sieroconversioni, cioè delle infezioni che sono avvenute e che poi hanno prodotto gli anticorpi, ma qualcuno li rileva prima, qualcuno li rileva dopo, qualcuno rileva più falsi positivi, cioè delle vere e proprie risultati fasulli. Eppure quello dei test sierologici è diventato un vero e proprio business senza regole. Nel far west della diagnostica un kit può costare infatti dai 30 ai 120 euro. Per farli poi non serve la prescrizione medica, visto che non sono rimborsabili dal sistema sanitario nazionale, giusto la ricetta bianca. In caso di esito positivo dovrà inoltre essere seguito da un tampone da effettuare a stretto giro per verificare o meno la presenza del virus. Tra mille restrizioni dettate dalle disposizioni che sono state rese note in questi giorni, da domani partono molte attività commerciali, compreso l'abbigliamento, del quale in questo periodo non si è parlato molto. Allora sentiamo Stefano Brecciaroli dal videogiornale del 12 maggio. Una riapertura attesa con ansia come quella delle altre categorie. Parliamo del settore abbigliamento. Negozi grandi e piccoli, a dire la verità di questi ne sono rimasti pochi, che debbono fare i conti con tutta una serie di norme, peraltro già conosciute, ma comunque faticose e impegnative da applicare. Il problema del cambio stagione e della sostituzione dei capi da mettere in vendita è il più difficile da affrontare. Quando è iniziata la pandemia era inverno, adesso è arrivata la primavera addirittura calda, ma ovviamente tutto viene superato dalla voglia di tornare in attività. Aspettavamo da giorni, adesso siamo sempre al 18, per cui io già mi sono organizzato gli altri giorni, per cui sono già pronto. Sicuramente l'importante è che i clienti arrivino, e quella è la nostra preoccupazione. A livello aziendale sicuramente è molto impegnativo, perché chiaramente poi col lavoro che facciamo noi, che acquistiamo 6 mesi prima, per cui abbiamo già tutta la merce ferma e già primaverile è già saltato, per cui a livello economico sinceramente è una cosa pesante. Però la banca, per quanto mi riguarda, mi è venuta incontro, già quello non è poco, insomma. Quanto riguarda la sanificazione, già fatta. Ci abbiamo il plessiglass lungo tutta la cassa, 6,5 metri, e il nostro negozio è 800 metri quadrati, per cui possono entrare fino a 20 persone più il personale. Ci abbiamo già tutte le mascherine comprate fortunatamente da giorni, guanti, gel, quindi siamo attrezzati per quanto ci riguarda, insomma. Intanto si parte. Con il tempo la situazione si spera possa migliorare ed eventuali difficoltà superate, soprattutto quella che i clienti si possano muovere con tranquillità da una zona all'altra della regione. L'unica mia preoccupazione è che noi come ditta, ormai da Iesi da 33 anni, abbiamo il 70% dei clienti che vengono da paesi, Pesaro, Fano, Senigallia, Macerata. Per cui ecco, siamo un po' preoccupati per questo. I nostri clienti, dei paesi qui intorno, non penso ci abbiano problemi. Però, capito, la fetta importante ce l'abbiamo nei paesi Ancona, per cui speriamo, insomma, in un afflusso di un certo numero. Quella è l'unica preoccupazione al momento. Ci si prepara anche alla stagione estiva, una stagione sulla quale si stagliano
mille dubbi, mille incertezze. C'è invece una costante, quella delle bandiere blu che caratterizzano la nostra regione, ce ne sono 15. Sentiamo ancora Stefano Brecciaroli dal videogiornale del 14 maggio. Resta stabile e soddisfacente il numero di bandiere blu nelle Marche. Sono 15 in rappresentanza dei comuni premiati con il prestigioso vessillo anche lo scorso anno. Partendo da nord, le bandiere sono andate a Gabicce, Pesaro, Fano e Mondolfo per il pesarese, Ancona, Senigallia, Sirola e Numana per l'anconetano, poi a scendere Potenza Piceno e Civitanova Marche per la provincia di Macerata, Lido di Fermo e Pedaso per il fermano, Cupra Marittima, Grotta a Mare e San Benedetto del Tronto per la provincia di Ascoli Piceno. Le Marche si classificano al quarto posto per il numero dei comuni premiati a livello nazionale. La Liguria sale a 32 località con 2 nuovi ingressi, guida la classifica. Segue la Toscana, 20 località, un nuovo ingresso. La Campania raggiunge le 19 bandiere con un nuovo ingresso. Poi, appunto, le nostre spiagge con 15 vessilli. Alla base della scelta della FEE, Fondazione per l'Educazione Ambientale, non c'è solo la qualità delle acque di balneazione, certificata peraltro dalle analisi svolte negli ultimi anni dall'ARPAM. Contano anche la gestione ambientale, i servizi, la sicurezza e tante altre caratteristiche non necessariamente legate all'ambiente. E la nostra regione in ambito turistico, ma anche culturale, è sempre stata caratterizzata dai grandi eventi. Ha dato già l'appuntamento al 2021 il Summer Jamboree, che si tiene a Senigallia, forse il più noto della regione, e invece intanto si continua a lavorare intorno al Macerata Opera Festival. Sentiamo cosa ci ha detto il sindaco Carancini in questo servizio di Silvia Barchiesi dal videogiornale del 13 maggio. Ci stiamo provando, non è certo, perché naturalmente le linee guida condizioneranno stagione e caratteristiche dell'offerta, ma come dire, ribadisco, non ci arrendiamo assolutamente e continuiamo a lavorare. Macerata la sua stagione lirica non rinuncia, per questo in attesa delle linee guida del governo è già al lavoro per tornare ad accendere i riflettori dello Sferisterio e mettere in piedi quello che sarà uno dei pochi festival del melodramma di questa estate. Certo, il distanziamento sociale porterà al taglio dei posti da circa 2.500 ad appena 900, ma senza tralasciare la qualità dell'offerta artistica. Il bel canto sarà il cuore in ogni caso della stagione. Sarà con un'offerta diversa che non vedrà evidentemente le tre opere in scena, questo è l'unica certezza che probabilmente fin qui possiamo comunicare. Sarà una stagione di grande fascino. Se le restrizioni del governo non comprometteranno la qualità della stagione, di certo peseranno sul budget per via delle minori entrate legate alla vendita dei biglietti. Per questo Macerata chiede all'istituzione un sostegno, perché la macchina del festival, che muove 4 milioni di euro e che dà lavoro in 5 mesi a più di 500 persone, non si fermi davanti al Covid. Io spero possano comprendere che la più importante manifestazione dal vivo della Regione Marche, proprio in questo momento e proprio per riattirare nel nostro territorio, anche grazie a Macerata, i turisti e le persone, possano in questo anno fare un ulteriore sforzo di sostegno dal punto di vista finanziario. E con questo servizio, cari amici, siamo giunti al termine dell'appuntamento di oggi con Nero su Bianco. Prima di salutarci vorremmo ricordare insieme a voi un amico di Nero su Bianco, Giuliano De Minicis, che ci ha lasciato martedì scorso, un personaggio molto noto nella nostra regione, un creativo, un uomo di grande cultura, una persona molto generosa. Nero su Bianco è molto legata a Giuliano De Minicis, il nome stesso dell'agenzia Nero su Bianco, che poi dà il titolo a questa trasmissione, è stato scelto da Giuliano De Minicis più di 20 anni fa, 25 anni fa. La grafica della scenografia che vedete alle mie spalle è stata realizzata dalle sue mani, e quindi da parte nostra un grande abbraccio alla famiglia e un saluto a Giuliano De Minicis. E con questo siamo giunti al termine di questo appuntamento con la nostra trasmissione, che naturalmente tornerà come sempre domenica prossima. Buona serata.
su Bianco, in collaborazione con... L'acquisto di un'auto va valutato attentamente. Importanti sono i servizi offerti prima e dopo l'acquisto. Fondamentale è affidarsi ad una struttura seria e competente. Concessionaria Frulla, da più di 40 anni nel settore dell'automotive. Storicamente con Fiat, ora anche con Lancia e Abarth. Nei suoi saloni di Senigallia, in via Botticelli, e di Iesi, in viale della Vittoria, Frulla garantisce la più completa affidabilità a beneficio di ogni automobilista. Frulla vi propone un'ampia serie di servizi, autovetture e veicoli commerciali, nuovo e usato, anche aziendali e chilometri zero. A completare il tutto, la possibilità di finanziamenti personalizzati, assicurazione furto e incendio, estensione della garanzia. Frulla cura poi al meglio tutto l'aspetto post vendita, affidato a personale altamente specializzato, sempre aggiornato attraverso frequenti corsi professionali. Tutti i lavori di officina, ora anche preparatori Abarth. Cambio gomme, carrozzeria e linea revisioni per veicoli fino a 35 quintali. Con un parco mezzi adatto ad ogni situazione, Frulla è inoltre soccorso stradale leggero e pesante, con il servizio di depositeria giudiziaria. In caso di necessità, il numero 335-7767224 è attivo 24 ore su 24. Una passione di famiglia da più di 40 anni. A Giordano e Clara Frulla oggi si affiancano i figli Marta, responsabile commerciale, Marco, responsabile soccorso stradale e amministrativo, e Mauro, responsabile assistenza post vendita, insieme a tanti altri professionisti nei rispettivi settori. Una continuità che è ulteriore garanzia. Frulla, a Senigallia in via Botticelli 43 e a Iesi in viale della Vittoria 3. Concessionaria Fiat, Lancia, Abarth e Fiat Professional. Dal 1971. Passione in movimento.